Albert Einstein disse un giorno: tutti siamo dei geni, ma se giudichi un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero, vivrà tutta la vita pensando di essere stupido. Signore e signori della giuria, oggi sotto processo abbiamo l'istruzione scolastica moderna. Grazie per essere qui. Non solo il sistema scolastico cerca di far salire i pesci sugli alberi, ma li fa anche scendere e li fa correre per 10 chilometri. Dimmi, scuola, sei orgogliosa di ciò che hai fatto? Ti sembra divertente trasformare milioni di persone in robot? Lo trovi divertente? Ti rendi conto di quanti ragazzi si immedesimano in questo pesce, nuotando controcorrente in classe, mai scoprendo le proprie capacità, pensando di essere stupidi, credendo di essere inutili? Ora è arrivato il tempo, non ci sono più scuse. Chiamo la scuola a rispondere e l'accuso di uccidere la creatività, l'individualità e di abusare dell'intelligenza. È un'istituzione sorpassata e sopravvissuta troppo a lungo, quindi, vostro onore, questo conclude la mia prefazione. E se mi date la possibilità di dimostrare la mia tesi, io ve ne darò le prove. Proceda. Dimostrazione A. Qui c'è un cellulare di ultima generazione, lo riconoscete? Qui c'è un telefono di 150 anni fa. Grossa differenza, giusto? Seguitemi. Questa è un'automobile moderna e questa è un'automobile di 150 anni fa. Grossa differenza, giusto? Tutto chiaro? Qui c'è una classe di oggi. E qui c'è una classe di 150 anni fa. Non è una vergogna? Praticamente per più di un secolo non è cambiato nulla. Tuttavia, voi pretendete di preparare gli studenti al futuro? Ma con queste prove io devo chiedere: state preparando gli studenti al futuro o al passato? Ho fatto un controllo sulla vostra storia professionale e i risultati evidenziano che voi siete stati preparati per insegnare le persone a lavorare nelle fabbriche. Questo spiega il perché mettete gli studenti tutti in fila, educati ed ordinati, dicendo loro di stare seduti e di alzare la mano se vogliono parlare, concedete loro una piccola pausa e poi li mettete in concorrenza per ottenere il massimo dei voti, come fossimo bistecche al supermercato. Ho capito che i tempi passati erano diversi, tutti abbiamo un passato, ma io non sono Gandhi, ma oggi non abbiamo bisogno di creare robot zombie. Il mondo si è evoluto e ora abbiamo bisogno di persone che pensino. Che pensino in modo creativo, innovativo, critico ed autonomo, con la capacità di connettersi. Ogni scienziato vi dirà che i nostri cervelli sono differenti l'uno dall'altro. Ed ogni genitore con due o più figli vi potrà confermare questa affermazione. Quindi vi prego di dirmi perché trattate gli studenti come fossero degli stampini o dei cappellini con un'unica taglia per tutti. Moderi il linguaggio. Scusate, vostro onore, ma se un dottore prescrivesse la stessa identica medicina a tutti i pazienti, il risultato sarebbe tragico, molte persone sarebbero ancora malate. A scuola accade la stessa cosa, insegnate in modo sbagliato. Quando un insegnante si trova di fronte a 20 studenti, ognuno di loro con diverse forze, bisogni, capacità, sogni, e tu stai insegnando la stessa cosa nello stesso modo, è terribile. Signore e signori, la difesa non dovrebbe essere dichiarata innocente, questo deve essere ritenuto uno dei peggiori crimini mai commessi. A meno che non ci dite il modo in cui trattate i vostri impiegati. Obiezione. Respinta, voglio ascoltare. È una vergogna, voglio dire, gli insegnanti hanno il lavoro più importante al mondo. Tuttavia, sono sottopagati, non c'è da stupirsi che molti studenti diano il minimo. In tutta onestà, gli insegnanti dovrebbero guadagnare tanto quanto i medici, perché un medico può operare il cuore e salvare la vita di un ragazzo, ma un bravo insegnante può raggiungere il cuore di quel ragazzo e consentirgli di vivere in modo autentico. Vedete, gli insegnanti sono eroi che spesso vengono accusati, ma non sono loro il problema. Lavorano in un sistema dove non ci sono scelte e diritti, i curriculum sono fatti dai politici che non hanno mai insegnato nella loro vita. Sono solo ossessionati da test standardizzati, pensano che il successo sia determinato da risposte seriali. Questi test troppo primitivi per essere utilizzati dovrebbero essere abbandonati. Ma queste non sono mie parole, sono quelle di Frederick J. Kelly, l'uomo che ha inventato i test standard, che disse: questi test sono troppo primitivi per essere utilizzati e dovrebbero essere abbandonati. Signore e signori della giuria, se continuassimo i risultati sarebbero letali. Non ho molta fiducia nella scuola, ma ho fiducia nelle persone. E se personalizziamo il sistema sanitario, le automobili e le pagine di Facebook, allora è nostro dovere fare lo stesso per l'istruzione, per aggiornarla, per cambiarla. Lasciamo perdere l'impegno scolastico, che non serve a nulla, a meno che non lavoriamo per tirar fuori l'impegno da ogni studente. Dovrebbe essere il nostro obiettivo, non più obiettivi standardizzati, ma dovremmo raggiungere il centro di ogni cuore, in ogni classe. Certo, matematica è importante, ma non più di materie come arte o danza. Diamo ad ogni talento la medesima possibilità. Sembra solo un sogno, ma paesi come la Finlandia stanno facendo cose impressionanti. Le lezioni sono più brevi e gli insegnanti hanno stipendi dignitosi. I compiti a casa non ci sono e si dà importanza alle collaborazioni anziché alle competizioni. Ma ecco il colpo di scena, ragazzi e ragazze. Il loro sistema di istruzione ha risultati migliori rispetto a quello di ogni altro paese al mondo. Anche altri posti come
Singapore stanno riuscendo a migliorare il loro sistema di istruzione. Scuole come Montessori, programmi come quelli dell'Accademia Khan. Non c'è una sola soluzione, ma dobbiamo muoverci. Perché mentre gli studenti possono rappresentare il 20% della popolazione, rappresentano anche il 100% del nostro futuro. Quindi prendiamoci cura dei loro sogni e vedrete che risultati otterremo. Questo è un mondo in cui credo. Un mondo dove i pesci non sono più costretti ad arrampicarsi sugli alberi. Non ho altro da aggiungere. Benvenuto al pubblico di Televenezia. Forse l'avrete capito da questo filmato introduttivo. Oggi parleremo di scuola. Ne parleremo ovviamente nel momento di grande pandemia e con tutte le problematiche che riguardano anche l'utilizzo della forma telematica. Abbiamo con noi ospiti del mondo della scuola. Li saluto. Benvenuta la professoressa Elena Ramacciotti, che è la professoressa di italiano dell'Istituto Comprensivo Silvio Trentin di Mestre. Benvenuta, professoressa. Con la professoressa, grazie, Antonella Miani, che è la professoressa d'inglese del liceo scientifico Ugo Morin di Mestre. Benvenuta anche a lei. Buonasera. Con la professoressa Mutarello Susco, professoressa di italiano e latino al liceo scientifico Ugo Morin di Mestre. Buonasera. Professoressa, benvenuta, grazie. E con Marco Cassina, che è rappresentante dell'istituto dello stesso liceo scientifico Ugo Morin di Mestre. Allora Marco, io partirei proprio da te. Dammi una tua opinione su questo video col quale abbiamo voluto aprire la puntata di oggi. Che ti pare? Che ti sembra? È veramente bello e anche molto significativo dal mio punto di vista. E diciamo che appunto si concentra molto di più sulla scuola quando era in presenza, però rappresenta allo stesso tempo anche la didattica a distanza, perché noi ci sentiamo, noi studenti, veramente alienati dal fatto che dobbiamo seguire queste lezioni seguendo appunto ciò che c'è sul monitor. E mi è piaciuta la similitudine che aveva fatto con le medicine, che ci davano tutti la stessa, appunto, come se il dottore desse la stessa medicina a tutti i medici. Questo appunto è quello che succede nella scuola. Tutti gli studenti vengono considerati come se fossero uguali e questo accade appunto anche nella didattica a distanza. E non è un fattore buono per gli studenti, perché in questo modo non riescono appunto a formarsi e attuare appunto la loro creatività e a dare anche il massimo di loro stessi. Ti ringrazio Marco. Professoressa Ramacciotti, adesso vengo a voi perché anche il corpo docenti nel video veniva citato. Una prima valutazione, ma per introdurre il tema, che le è parso di questo video, ma soprattutto di contenuti ovviamente? Vabbè, mi è parso soprattutto un video tarato un po' sul sistema educativo statunitense, quindi noi siamo ancora diversi, però sicuramente interessante. Da quello che ho sentito dire, sicuramente siamo passati dalla carrozza all'automobile, però le quattro ruote ci servono comunque e l'insegnante in questo caso è fondamentale. Senza l'insegnante non si fa niente e la classe non è vero che è tutto uguale, noi sempre di più stiamo andando a individualizzare l'insegnamento, certo che con la didattica a distanza è molto più complesso, questo è indubbio. E professoressa Miani, la centralità dei professori è innegabile ovviamente, diciamo che non esiste una scuola senza un docente che trasferisca le competenze, però secondo quel video, ma probabilmente non solo secondo quel video, c'è un problema che molto spesso ai docenti non viene riconosciuto un ruolo tanto fondamentale nella società e soprattutto nella creazione della società del futuro. Sì, allora nel video secondo me si sottolinea principalmente e cercare di concentrarsi di più su un insegnamento individualizzato, cioè cercare di trovare le potenzialità dell'allievo e valorizzarle. Allora, questo è il nostro compito dall'inizio ed è sempre stato, non è che sia una novità per noi. Diciamo che molto spesso si sente dire che l'insegnante è molto più impegnato a svolgere il programma, quindi a riempire di contenuti questi ragazzi, invece che approfittare delle loro potenzialità e sviluppare queste potenzialità. Dunque, è parzialmente vero, nel senso che noi siamo alle superiori obbligati anche a questo, cioè dobbiamo arrivare a un esame di maturità e dobbiamo comunque insegnare dei contenuti a questi ragazzi.
Però mi perdoni, professoressa, se la interrompo, mi perdoni. In realtà lì non si tratta di disquisire se è corretto o non corretto farlo, su questo non c'è ombra di dubbio. Il video però puntava l'accento, poi ci sarà anche un video sulla scuola finlandese, sul sistema di passare queste competenze, cioè la problematica non è tanto sul farlo, ma come farlo. Ah, certo. Allora, secondo me, ma molto anche dipende dall'insegnante stesso. Noi siamo persone, abbiamo una certa empatia con gli studenti e quindi chi ha più empatia lavora anche meglio, ovviamente. Però, lei prima diceva che gli insegnanti non sono valorizzati, mi diceva, no? C'è questa centralità dell'insegnante, mi diceva questo lei prima, no? Cioè, non No, veniamo dicevo che, valorizzati. guardi, io le faccio un esempio concreto e sempre chiedo scusa al pubblico quando lo faccio. Io sono stato per 3 anni consulente nella segreteria del Ministro della Pubblica Istruzione e mi occupavo di eventi speciali, iniziative speciali in coordinamento con i provveditorati, perché sto parlando di un po' di anni fa. E quello che ho notato è che il problema non era nella scuola inteso come docenti o come volontà dei docenti o come capacità dei docenti, ma era proprio nella schematizzazione di un sistema che era un sistema antiquato, così come appare nel video. Quindi la percezione che Certo, io ho però. raccolto, anche lavorando a stretto contatto con i docenti, che i docenti potevano mettere tutto quello che volevano, ma poi se lo schema è sbagliato o antico o non è modernizzato, e poi per quello oggi parleremo anche di nuove tecnologie, probabilmente anche la buona volontà dei docenti ha un limite. Non so se mi sono spiegato adeguatamente. Ma certo, gliel'ho detto all'inizio, cioè, per esempio alle superiori ne abbiamo i limiti dei contenuti, il famoso problema di se il ragazzo non sa questo, 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 non può passare alla classe successiva. Se non abbiamo svolto tutto il programma, noi non dobbiamo, che ne so, ci sono delle azioni, dobbiamo far prendere delle azioni di recupero, oppure siamo proprio giudicati su questo, più che altro su Certo. questo. Questo è un bel problema. Diciamo che in questo momento di DAD è un problema maggiore perché noi abbiamo questo tempo limitato perché ovviamente non, la nostra ora si è ridotta a 40 minuti. Dobbiamo svolgere il famoso programma e nello stesso tempo dobbiamo cercare di fare anche un insegnamento individualizzato, cioè cercare di seguire tutti i nostri studenti in qualche modo e appunto, cioè, insegnare usando un altro approccio, che è ancora diverso perché il mezzo è diverso, non c'è più la Chiaro, è comunicazione limitante. diretta che abbiamo. Ha capito? Quindi È qua siamo limitante, è limitante. in un momento di grande cambiamento in cui anche noi ci Certo. stiamo adattando, capisce? Cioè non è Certo. una cosa Io così passo facile le. da rispondere a questa domanda. No, no, lo so, insomma, poi i temi sono tanti. Guardi, la interrompo solo perché volevo sentire brevemente anche il punto di vista della professoressa Mutarello per anche lei su questo video, poi passiamo direttamente al tema della didattica a distanza, che è quello centrale oggi. Quindi la sua sintesi su questo video, cosa trova di effettivamente realistico e come lei pensa che si possa cambiare una visione nella scuola? Se è arrivato il momento di farlo, soprattutto. Allora, certamente sì, è arrivato il momento di farlo, ma voglio sottolineare il fatto che nella normativa della scuola è previsto un insegnamento individualizzato ormai da tantissimo tempo e cerchiamo, come dicevano anche le colleghe prima, di fornire ai ragazzi anche degli strumenti diversi per ottenere la preparazione giusta e anche sviluppare delle competenze. Noi ci proviamo. Certo, però, che è anche vero, e voglio sottolineare anche quanto ha detto prima, poco fa, la collega Miani, che abbiamo dei limiti dovuti anche a dei contenuti che noi dobbiamo svolgere. Ora, è vero che però i contenuti si possono svolgere in modo molto diverso e diciamo che forse anche questa occasione, questa situazione anche negativa della pandemia che ci ha obbligato ad usare dei mezzi diversi, forse ci ha anche spinto a, come potrei dire, a ripensare alla lezione, non che noi prima non lo facessimo.
però siamo stati costretti, come diceva la collega, a ridurre per esempio il tempo di lezione, perché i ragazzi assolutamente non possono stare un'ora intera davanti a uno schermo senza ascoltando semplicemente l'insegnante. Quindi anche questo modo di interagire. Certo. Allora io la interrompo un attimo, professoressa, perché il tema è quello, l'abbiamo credo inquadrato perfettamente. A questo punto io passerei a vedere un altro contributo filmato che ci evidenzia uno dei tanti problemi della didattica a distanza, ed è prevalentemente quello tecnologico, perché il problema è che molto spesso in Italia, noi in varie aree del paese, non abbiamo neanche le tecnologie, la banda passante e quindi l'opportunità di sfruttare a pieno un sistema e una tecnologia che ovviamente è alla portata di tutti, ma probabilmente non di tutti. Vediamo un attimo il contributo filmato e poi ritorniamo su. Circa un quarto della popolazione studentesca italiana ha difficoltà con la didattica a distanza, soprattutto nel centro-sud, a causa delle connessioni internet. A lanciare l'allarme è la raccolto le lamentele di ragazze e ragazzi di tutta Italia, sempre alle prese con immagini che si bloccano, audio intermittenti e lezioni complicate da seguire. A snocciolare i dati è il presidente dell'ANP Lazio, Mario Rusconi. Stimiamo che un 20-25% dei ragazzi abbiano problemi con la DAD. Il rischio è che ora l'epidemia accentui le differenze socioculturali tra i nostri studenti e aumenti la dispersione scolastica. L'annuncio di 300 milioni nel decreto legge sostegni per aiutare le istituzioni scolastiche dovrebbe garantire nuovi strumenti, maggiore sicurezza e potenziamento dell'attività formativa. Le scuole hanno fornito alle famiglie computer e tablet per la didattica a distanza, ma se la connessione non è buona, è come dare ai ragazzi macchine senza benzina, ha concluso Rusconi. Di recente anche un'indagine dell'Istat sull'integrazione degli alunni con disabilità aveva evidenziato come nel 2020, con la pandemia, il percorso scolastico avesse subito una delle più profonde e improvvise trasformazioni. L'8% dei bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado è rimasto completamente escluso da una qualsiasi forma di didattica a distanza, una quota che sale al 23% tra gli alunni con disabilità. Ecco, e questo è uno dei temi. Il ritardo tecnologico che soffre il nostro paese, soprattutto sulla gestione della fibra ottica, ma anche di altri sistemi di trasmissione, ha sicuramente condizionato e continua a condizionare la didattica a distanza. Poi lo vedremo in un video molto divertente che sarà la chiusura della trasmissione di oggi. Io vorrei sentire la tua opinione, Marco, ovvero anche tu hai avuto problemi, i tuoi compagni, come funziona la tecnologia con la didattica a distanza? Diciamo che noi siamo abbastanza fortunati perché viviamo appunto in un territorio che è abbastanza organizzato dal punto di vista tecnologico e nel senso che ci arriva alla banda larga, abbiamo molti di noi hanno la fibra, però comunque non mancano problemi di connessione che sono sempre all'ordine del giorno. E anche dal punto di vista scolastico, la nostra scuola si è sempre attuata in modo tale che tutti gli studenti, anche quelli sprovvisti di materiali, che appunto PC, tablet, che non ce li avevano, potevano comunque essere forniti dalla scuola stessa, perché è questo uno dei più grandi problemi. Se una famiglia ha 2-3 ragazzi e tutti devono seguire le lezioni, intanto appunto la connessione non è facile da gestire, non è facile da condividere. In più molto spesso non significa che appunto se sono 3 studenti in famiglia hanno 3 tablet o 3 computer, ne hanno magari uno e di conseguenza dovrebbero spartirselo durante la giornata e quindi non è buono appunto questa cosa e bisognerebbe appunto migliorarla. Sì, questo è un dato di fatto, speriamo che adesso con questi nuovi fondi europei ci sia un miglioramento strutturale molto importante nel nostro paese. Davvero, credo che anche le professoresse siano d'accordo con me, ma prima di darvi la parola vorrei farvi vedere un altro contributo filmato interessante, poi ritorniamo sul tema, perché si va da un estremo all'altro. Sappiamo che nel mezzogiorno, l'abbiamo ascoltato, ci sono problemi e poi invece ci sono delle esperienze molto belle, come questo video che vedremo tra poco, per arrivare al mondo dei più piccoli, di come si sono adattati sulla didattica a distanza. Chiedo a Matteo di far andare in onda il video che abbiamo programmato su Fiammetta e la sua storia. Basta.
Bene, insomma, è una forma un po' particolare di frequentare, professoressa Ramacciotti. Che pensa lei di esperienze come Io ho tanti pensieri, nel senso che sono qui che cerco di trattenermi, ma scalpito per dire tante cose. Innanzitutto la didattica a distanza era l'unica soluzione che avevamo in questo contesto. L'alternativa era non fare scuola, quindi è evidente che abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Vorrei sottolineare che rispetto allo scorso anno in cui siamo stati colti veramente alla sprovvista, quest'anno siamo molto più organizzati da tutti i punti di vista. Primo perché sono arrivati dei finanziamenti che ci hanno permesso di comprare dei device, come diceva prima il ragazzo, e che permettono appunto di dare comodato d'uso a quegli alunni che non hanno gli strumenti necessari per poter seguire le lezioni. E in secondo luogo, io per prima, l'anno scorso, avevo una semplice ADSL e dovevo fare lezione nell'ingresso di casa mia urlando come una matta e tutti i miei condomini mi sentivano. Quest'anno sono passata alla fibra e ho visto che le compagnie telefoniche più o meno stanno cercando di agevolare in questo senso. Quindi la situazione è cambiata nettamente. Indubbiamente continuano ad esserci dei problemi da connessione, non la vedo, non la sento, sento scatti, si è frizzata, questi sono problemi che ci portiamo dietro, ma sicuramente inferiori allo scorso anno, anche perché ci siamo organizzati preventivamente a scuola, abbiamo insegnato ai bambini, io insegno in una scuola media, quelli di terza, io ho una prima e una terza, quelli di terza erano già passati per questa esperienza, quelli di prima proprio abbiamo aiutati nella pratica, anche se alle elementari avevano comunque fatto didattica a distanza. E sul discorso del adeguare l'insegnamento a queste nuove modalità, io vedo un aspetto positivo, anche una collega lo diceva, siamo stati un po' costretti a tirar fuori delle cose più accattivanti, più interessanti, perché non potevamo pensare che i ragazzi stessero davanti a un video a guardare solo la nostra bella o brutta faccia. E quindi molti di noi, io sono un'appassionata di informatica, pur essendo un insegnante di lettere, però devo dire che molti miei colleghi sono un po' restii rispetto a queste pratiche e all'adeguamento alle nuove tecnologie. All'adeguamento alle nuove tecnologie c'è un po' di resistenza, insomma. Sì, e questa situazione sicuramente ci ha spinto a organizzarsi. Io chiudo qui, però, per dire, l'anno scorso, quando ancora non avevamo le piattaforme sufficienti per fare lezione, io ho fatto delle video lezioni e le postavo sul registrate, quindi poi gli studenti li potevano fruire da casa. Professoressa, e Miani, molti altri l'hanno fatto. Sì. Professoressa Miani, al liceo scientifico Morini invece qual è stata l'esperienza, tirando un po' le prime somme di questo periodo di didattica a distanza? Allora, innanzitutto, come diceva Marco prima, noi siamo un'isola fortunata, perché già dieci anni fa, un nostro ex dirigente aveva rivoluzionato la scuola dal punto di vista tecnologico, e cioè aveva inserito le LIM in tutte le classi, ci aveva obbligato ad usare il registro elettronico dall'oggi al domani, ci aveva fatto dell'affare, della formazione, abbiamo fatto dei corsi di formazione, insomma anche i più restii, anche i più, diciamo, i vecchi professori anziani ancora abituati alla penna e alla carta hanno dovuto per forza adeguarsi, quindi noi, diciamo, eravamo già su una strada buona. Ovviamente l'anno scorso siamo stati catapultati improvvisamente in questa situazione un po' leggermente più difficile, perché ovviamente i problemi che ci sono stati diversi. Primo di tutto riuscire ad avere tutti i ragazzi con una buona linea e una buona connessione, e questa è stata la cosa più difficile, fornire degli strumenti ai ragazzi che non le avevano, quindi dei computer in comodato d'uso,
Organizzare l'orario, altra cosa difficile, certo, organizzare l'orario, certo, organizzare l'attività didattica, perché non più il compito veniva fatto come sempre, non più la lezione aveva dei tempi diversi, l'attenzione dei ragazzi è diversa, ovviamente tutto è stato rivoluzionato, l'abbiamo dovuto fare, ma siamo stati anche molto aiutati, perché all'interno della nostra scuola noi abbiamo un docente che è formatore, è un animatore digitale, e appena è iniziata il lockdown ci ha dato l'opportunità di seguire diversi corsi di aggiornamento per poter usare al meglio la G Suite e quindi tutti gli strumenti, certo, che noi già avevamo a disposizione. Quindi noi siamo fortunati, in più abbiamo un'utenza diversa da un bambino delle elementari o da un bambino delle medie. Un ragazzo delle superiori ha una capacità di concentrazione diversa rispetto, cioè se deve seguire una lezione, si capisce che io posso anche fare una lezione frontale per un quarto d'ora, 20 minuti, il ragazzo è già abituato. L'altro problema, la differenziazione... se posso dire... Sì, prego. Mi dica. No, dicevo che la differenziazione, lei ha toccato un tasto importante, poi lo vedremo con un altro contributo filmato, è proprio la differenziazione dei target d'età, perché non è stessa la reazione, le problematiche per i bambini dell'elementare o per gli studenti universitari, quindi lì c'è una grande discrasia, una grande necessità, certo, di adattarsi ai differenti pubblici, diremmo televisivamente parlando. Comunque lei voleva aggiungere... Certo, E ovviamente noi abbiamo un gran problema con i ragazzi delle superiori, che è lo stesso che si trova nei ragazzi dei ragazzi universitari. E cioè, per esempio, poter dare una valutazione oggettiva senza aver problemi di copiature e di dei ragazzi furbetti che usano la tecnologia proprio per nascondersi dietro questo schermo. E vedo Marco che se la ride. Questo è il nostro reale problema. Esatto, questo è il nostro reale problema. Allora, prima di proseguire, però prima di lasciare l'ambito dei più piccini, vorrei mandare questo contributo filmato, un'intervista realizzata dalla nostra redazione alla professoressa Angelica Tosetto, che è insegnante presso la European School of Venice e che appunto parla della tematica dell'insegnamento in didattica a distanza dei più piccolini. Vediamolo assieme. Oggi abbiamo Angelica, una insegnante di una scuola privata, l'European School of Venice di Zelarino. Ciao Angelica. Ciao. Ciao. Allora, volevo sapere come si è gestito il rapporto con la DAD per bambini comunque così piccoli, dato che è una scuola elementare, che hanno bisogno di un adulto accanto per lavorare. Guarda, sicuramente almeno all'inizio la presenza dei genitori è stata fondamentale, soprattutto per le classi più piccole, ad esempio la prima e la seconda, per l'approccio alla tecnologia, no? Hanno bisogno di essere un po' supportati, anche se devo dirti che quasi subito non ho capito come funziona il microfono, come attivarlo, spegnerlo, alzare la manina su Classroom, sono stati davvero, davvero bravi e noi abbiamo cercato per quanto possibile di diminuire il carico dei genitori, perché ci rendiamo conto che gestire dei bambini così piccoli a casa, a volte è difficile anche a scuola, figuriamoci a casa in cui hanno un sacco di distrazioni, no? È anche vero che la nostra realtà è una realtà un po' particolare, nel senso che la European School of Venice, essendo una scuola bilingue, e il carico quindi di lavoro dei bambini è abbastanza impegnativo, le nostre classi non superano i 10-11 bambini, quindi è più semplice gestirle sia in presenza che online rispetto a classi di 25-30 bambini, però sicuramente l'aiuto dei genitori all'inizio è stato fondamentale. Ma quindi questo sistema a distanza quanto ha inficiato sull'attenzione dei bambini? Non è stato facile all'inizio, nel senso che c'è molto bisogno di reinventarsi, no, come insegnanti, quindi devi cercare di proporre giochi, PowerPoint, lavori manuali, cercare di cambiare attività, no, il più spesso possibile, in modo che i bambini riescano ad interagire di più nella lezione, riescano ad essere più partecipi, perché altrimenti un'ora di ascolto passivo è pesante per un ragazzino delle medie, delle superiori, figuriamoci per un bambino piccolo, no? Però
Devo dire che rispondono bene, nel senso che se stimolati riusciamo a fare anche quasi un'ora di lezione, le nostre durano 55 minuti, sì, con i bambini attenti e partecipi, però è necessario fare un sacco di attività. Adesso con la parte inglese, ad esempio, stanno facendo le uova di Pasqua, diversi lavori, no? Cercando di mantenerli sempre attivi e attenti e partecipi il più possibile. Certo, grazie mille Angelica per averci raccontato questo mondo particolare. Ti ringraziamo tanto. Grazie a voi. Bene, io invece ringrazio Laura di questo intervento, fa parte del nostro gruppo di lavoro, una studentessa che collabora assieme ad altre che poi vedremo durante la trasmissione. Chiedo ai miei ospiti e al pubblico di Televenezia qualche istante di pazienza per i soliti, come diciamo, ai buongiorno, consigli pubblicitari.